Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Breve video perché talvolta il paziente che deve venire a una visita andrologica per motivi di fertilità giustamente vuole sapere prima di venire a visita quali sono gli esami necessari affinché si possa iniziare sin dal primo appuntamento un percorso diagnostico e terapeutico. Il mondo della fertilità maschile è un mondo immenso, essenzialmente. Ricordiamo le grosse tappe, l'assenza di spermatozoi, ossia la zoospermia, che può essere ostruttiva o secretiva, cioè il testicolo produce ma vi è un ostacolo alla dismissione degli spermatozoi, quindi è ostruttiva, oppure secretiva, il testicolo non è in grado di secernere. Ci sono poi le forme chiaramente primitive del testicolo o secondarie perché non stimolato. Senza addentrarci nei tecnicismi, per i quali tra l'altro ho parlato anche nei precedenti video, quali sono gli esami che deve portare l'uomo alla sua prima visita andrologica dedicata alla fertilità? Sicuramente uno spermiogramma che deve rispettare le linee guida WHO 2010, anzi sarebbe interessante eseguirlo in centri dedicati alla fertilità. Ricordiamo che ancora oggi viene richiesta un'astinenza che va dai 3 ai 5 giorni, ricordiamo che deve essere studiato o comunque consegnato entro 30 minuti dalla raccolta. Ecco perché i centri organizzati vogliono che si faccia in sede la raccolta del liquido seminale. Io faccio associare sempre una spermiocultura perché talvolta fatto lo spermiogramma notiamo una carenza di mobilità, notiamo problematiche della spermatogenesi e dobbiamo chiedere un'eventuale spermiocultura per escludere delle infezioni delle vie seminali. Direi di farlo subito. Quindi spermiogramma secondo linee guida WHO 2010, spermiocultura per germi comuni, clamidia, candida e io ho inserito da tempo anche l'HPV. Perché, e l'ho fatto in un video che pubblicherò a breve, anche l'HPV può essere presente nelle vie seminali e dare problemi di, essenzialmente di mobilità dello spermatozoo. Utile anche conoscere l'assetto ormonale, quindi sicuramente un prelievo di sangue per dosare FSH, LH e testosterone, anche sicuramente la vitamina D. Questi sono gli elementi più importanti. Un altro elemento, la inibina B. Siccome ha dei costi importanti, si chiede quando abbiamo effettivamente delle forme di grave oligoastenoteratozoospermia o azoospermia. Ecco, questi sono gli esami più importanti. Li ricordo: spermiogramma secondo linee guida WHO 2010, spermiocultura non solo per i germi comuni, ma anche perlomeno per la clamidia, candida e HPV, e un prelievo di sangue per dosare il testosterone, l'FSH e l'LH. Sarà poi compito dell'andrologo eseguire chiaramente la visita e uno studio ecografico. Allora attenzione, se l'andrologo dove andiamo non esegue l'ecografia, non è in grado di farla, io onestamente ho la mia specialità in ecografia clinica e quindi mi dedico chiaramente alla visita, ma molto allo studio ecografico del paziente, ma non è un obbligo dello specialista dover fare anche l'ecografia. Quindi se l'andrologo dove vi andate fa anche l'ecografia, ci sottoporremo insieme a lui a un'ecografia del testicolo e a un eco color Doppler dei fasi spermatici per escludere la presenza di un varicocele importante. In alcuni casi sarà necessario anche uno studio ecografico, sino nei casi estremi, nelle sospette azoospermie ostruttive, uno studio con ecografia prostatica transrettale per studiare le vescicole seminali, il dotto deferente e la prostata, però stiamo entrando già in uno step diagnostico successivo. Quindi riassumiamo velocemente, spermiogramma linee guida, spermiocultura in maniera completa come vi ho detto, dosaggi del prelievo di sangue per dosare FSH, LH e testosterone e una ecografia scrotale con eco color Doppler dei vasi spermatici. Questi sono gli esami che dobbiamo portare al nostro andrologo di riferimento alla prima visita che vorremmo fare per uno studio più approfondito della nostra fertilità. Con questo vi saluto, rimango a disposizione, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.